Radio Radicale, siamo con il senatore Stefania Craxi di Forza Italia per ricordare Raffaella Carrà. Allora, lei che ha lavorato per tanti anni in televisione, nelle produzioni televisive, volevo sapere come l'ha conosciuta, che tipo di persona ha conosciuta, perché molti in questi giorni, in queste ore hanno parlato del suo modo di essere una donna di sinistra. Allora, lei che tipo di conoscenza ha avuto nei confronti di Raffaella Carrà? Beh, non so cosa lei intende per donna di sinistra. Io ho conosciuto una grandissima professionista con un lato umano fantastico, una persona che faceva quel mestiere con realmente la curiosità delle persone, cosa che appartiene, a pochi grandi, e una persona nel suo privato molto semplice e una rigorosissima professionista. Non lasciava mai nulla al caso, pretendeva da se stessa molto, quindi anche dagli altri, ma con un tratto umano di una donna carina, per bene, amante ed empatica con le persone. Sì, le volevo chiedere se è vero quello che si è Se detto. lei queste caratteristiche le intravede nelle donne di sinistra, io un po' meno. No, perché molti hanno ricordato la sua esperienza del film con Monicelli, dove lei aveva dichiarato che aveva votato per il Partito Socialista quando aveva fatto quel film. Volevo sapere se lei aveva avuto un riscontro. Intanto la sinistra oggi non è la stessa di quella del Partito Socialista di quegli anni, se mi consente. E sì, tant'è che sta girando sul web anche una sua bella foto di un congresso del Partito Socialista italiano in cui lei stringe la mano a Pietro Nenni. Lei trova che queste caratteristiche di grande professionalità, del fatto che lei non lasciasse nulla al caso, sono un po' più rare oggi nel mondo dello spettacolo? Indubbiamente sì, sono anche cambiati i tempi e i modi della produzione, i costi hanno contratto molto, per esempio i tempi delle prove, spesso oggi si confonde la celebrità con il professionismo, che sono due cose diverse. Lei ha avuto modo di diventare una grande professionista in anni in cui probabilmente era più facile farlo, in cui i grandi spesso si mettevano in gioco. Ma si mettevano in gioco anche sapendo di avere una rete di protezione alle spalle, e la rete di protezione era quella fatta da grandissime professionalità, fossero esse gli artigiani di questo mestiere, quindi gli elettricisti, cameraman, oppure i direttori di rete. Oggigiorno quelle professionalità non si ravvedono più. Ecco, lei aveva degli atteggiamenti che oggi noi potremmo definire da diva divistici, oppure ha trovato che, diciamo, prevalesse più che altro la professionalità nel suo atteggiamento? Una nel rapporto umano priva di qualsiasi atteggiamento divistico, molto semplice, molto diretta, e questo appunto non faceva nessuno scudo alla sua grandissima professionalità, che era fatta di lavoro, di sacrificio, di studio, e poi, come tutti gli artisti, anche di un pizzico di creatività. Trova che non sia mai scaduta nel volgare, anche se negli anni 70 fece scandalo per quella cosa dell'ombelico. Aveva un modo di essere sensuale senza mai essere volgare, aveva una sua sensualità e aveva anche un suo modo di trattare magari argomenti nelle sue canzoni pruriginosi con grande signorilità e in modo molto lieve. Bene, io la ringrazio per questo bel ricordo, ringrazio il senatore Stefania Craxi di Forza Italia.